Io dovrei parlare dell'archivio di Stato, ma in realtà cercherò di portarvi via poco tempo. Ho detto che siamo in competizione, no? Io e lui cerchiamo un po' notizie curiose, singolari. Adesso io ne ho una per lui che gli dico, così la sparo subito e vediamo se poi potrà superarla. Allora, io ho scoperto che l'America non è stata scoperta da Cristoforo Colombo, ma da un Cesenate. E con questa ti sistemo per tutta la sera. No, in realtà la storia è questa. Mi ha contattato tramite mail uno studioso, dice lui, di Monza, Milano, che ha chiesto se poteva contattarmi, ma mi aveva già contattato e quindi gli ho detto sì. E mi ha mandato successivamente tutta una mail articolatissima, che adesso io ho qui in una chiavetta ma vi risparmio, spiegandomi perché lui ritiene che in realtà non fosse Cristoforo Colombo, ma fosse Novello Malatesta o qualche suo, diciamo, dipendente, servitore, qualcuno in contatto con lui, ad avere scoperto l'America. E mi ha dato anche tutte le motivazioni storiche, mi ha fatto dei riferimenti a degli affreschi, a dei documenti. Cioè, io ho preso questa bella mail, l'ho girata alle bibliotecarie della Malatestiana e ho lasciato a loro l'incombenza di decidere se è vero o non è vero. Ecco. Allora, io dovrei parlare dell'archivio di Stato. In realtà ci sono pochissime cose da dire, anzi ce ne sarebbero tante come in ognuno di questi argomenti, ma mi limiterò a pochissime. L'archivio di Stato è la memoria storica della città, quindi naturalmente va preservato e va mantenuto nel territorio. Due anni fa abbiamo corso il rischio che fosse trasferito, perché adesso viviamo in tempi di accorpamento, no? Per cui si accorpa tutto nella sede della provincia, diciamo, centrale, e siccome la provincia è Forlì-Cesena, ma nello statuto della provincia di Forlì-Cesena c'era scritto che il capoluogo era solo Forlì, il ministero voleva trasferire tutto. Grazie a un grande lavoro di collaborazione di alcune associazioni culturali cittadine e dell'amministrazione comunale, che ha rinunciato a percepire il canone di locazione, perché i locali sono dove si trova adesso l'archivio di Stato sono del comune, e quindi grazie a questa rinuncia siamo riusciti a mantenere l'archivio di Stato nella nostra città. È un elemento fondamentale, perché qualunque ricerca storica, anche per smentire eventualmente che l'America sia stata scoperta da un Cesenate, bisogna passare dal di lì. E quindi oggi, diciamo, l'archivio ha due necessità. Intanto è un ente un po' strano, perché è un ente ministeriale, non è comunale, e quindi le relazioni fra ministero, comune e privati sono complicate. Però il primo punto, appunto, come ho detto, è di mantenerlo qui. Il secondo punto è quello di valorizzarlo, cioè di fare conoscere alla cittadinanza tutto quello che c'è dentro, che sono i documenti della città dal 1100, diciamo, in avanti. E quindi è lì che si scoprono le storie, tipo quella della giostra d'incontro, dei Cesenati a Lepanto, dei Templari, eccetera eccetera, di cui io mi faccio bello inventando nel senso il racconto, ecco. Però sono tutte storie assolutamente documentate, ecco. Quindi credo che per parlare dell'archivio di Stato ci sia da mantenere semplicemente alta l'attenzione, e sollecitare magari l'amministrazione a fare quello che è stato fatto nel 2016, quindi nell'anno successivo al salvataggio dell'archivio, e cioè una collaborazione che consenta magari di farlo conoscere ai cittadini, ecco. Però detto questo, il problema, il pericolo immediato che sia, di trasferimento, credo che sia superato, e quindi mi limito a questo. Non voglio annoiarvi adesso a quest'ora del venerdì con tante altre questioni. Lascio la parola e la replica, voglio vedere come fa a superare questa, al mio collega e all'avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, che è avvocato, professore universitario, pubblicista di pubblicazioni di vario genere, soprattutto tecniche, ma anche naturalmente di storia cittadina, brillantissimo oratore, e quindi credo che la conclusione la possiamo lasciare a lui. Beh, un onore troppo grande, e qui, e concludere una giornata così importante, quando abbiamo sentito interventi importantissimi e lucidissimi, anche il tuo, perché io sono poi uno di quelli che naturalmente crede che l'America sia stata scoperta dai Cesenati, perché mi sembra logico. Questa sera, oggi pomeriggio, secondo me è stato molto importante ascoltare le parole di tutti quanti i relatori, per cui io dirò pochissime cose, perché quello che dico io, ho sentito qualcuno che ha detto per fortuna, perché così
per quello che dico io non è importante, io però voglio solamente trasmettere dei concetti molto modesti, ma sono concetti che secondo me possono essere alla fine utili. Noi abbiamo capito che ci vogliono due cose fondamentalmente per parlare di Cesena, per parlare della nostra città. Poi tu sai che ho avuto la sventura, non ho detto ventura, ho detto sventura, di essere nato non a Cesena ma nella vicina Forlì, ma sono lo stesso romagnolo e poi di famiglia cesenate, questa è una cosa molto importante. Ci vuole passione e la seconda parola è ci vuole orgoglio. Cioè noi qui dobbiamo renderci conto veramente del fatto che quando parliamo di Cesena e quando parliamo di cultura, in fondo parliamo del nostro futuro e solo difendendo il nostro passato possiamo evidentemente portare avanti al meglio quelle che sono le prospettive per le future generazioni. Perché l'architetto Teodorani prima parlava di una piazza, mi sembra di aver capito, non ho capito che piazza fosse e credo che nessuno abbia capito di quale piazza si volesse parlare. Ah, pensavo la Piazza Rossa, mi scusi. La Piazza della Libertà, ecco, noi consegniamo una città in cui c'è la Piazza della Libertà, ci sono tante cose belle, ma io credo che un pochino ci dovremmo vergognare noi oggi con i nostri figli, con i nostri nipoti, di non aver chiesto magari di scavare un pochino di più lì sotto, perché sarebbe stato molto utile vedere quello che c'era, evidentemente in tempi diversi, perché mi sto chiedendo Piazza dei Cinquecento a Roma in quanti secoli sia stata lastricata. Scusate, ma io non devo fare polemiche, dovevamo parlare di cultura, abbiamo detto, e siccome io amo parlare e amo giocare con le parole, cos'è la cultura? La cultura è una parola molto profonda che viene da colere, no? Viene da un verbo latino che a sua volta sembra venga addirittura dalle lingue più antiche, indiane, dal greco antichissimo, eccetera, che vuol dire fondamentalmente due cose: coltivare e avere cura, avere rispetto delle divinità. E chi erano le divinità dell'antica Roma? Le vere divinità che ci proteggevano, che proteggevano i nostri antenati. Erano i loro padri, erano i lari, erano i penati, erano quindi quei soggetti che ricordavano il passato. Cultura, effettivamente, è un'espressione che è un participio futuro. Sapete che in italiano non esiste il participio futuro, no? Ma la cosa bella, fantastica, potente di questa parola è che tramite il passato si cresce. E quando si dice che solo i vecchioni vanno, no, nelle biblioteche, ma voi pensate, oggi forse se fosse vivo sarebbe un vecchione, ma pensate a Renato Serra che ci invidia il mondo. Pensate a Renato Serra che a 30 anni aveva fatto quello che tanti non riescono a fare in 100 anni, che ha rivoluzionato la critica, lo spirito della critica, che è riuscito a fare delle cose fantastiche. Quando l'hanno ammazzato combatteva con una grandissima forza che forse gli era stata passata da Giuseppe Favini, che era il nonno e che aveva fatto le 5 giornate di Milano e che si studia. Lui non era del 90, perché lui era il pulsante, ti sta spingendo sul pulsante. Non va più. Aveva 30 anni, dicevo, quando è stato ammazzato, e lo ammazzarono con una pallottola qui, mentre gli altri li ammazzavano con, scusatemi, le pallottole dietro. Lo sapete come funzionava, no? Perché scappavano. Ma lui, grazie alla grande cultura che aveva acquisito, ha combattuto per il nostro paese, ha combattuto per l'unità d'Italia. E allora, voglio dire, io credo che sia molto importante anche oggi, io ogni tanto ci penso al nostro grande Renato Serra, che passa dall'accesso della grande Malatestiana e vede in ricarica gli smartphone, no?
E io non so se era quello che lui si aspettava, se fosse quello il futuro che si sarebbe aspettato per la nostra Malatestiana. E la centralità di Cesena nella storia deve essere motivo di grande orgoglio. Deve essere motivo di grande orgoglio, è stato detto, insomma, tutti ci invidierebbero la presenza di Leonardo. Io spesso cerco, soprattutto online, con degli strumenti abbastanza infernali, ma che sono molto utili, Google Books, cerco dei testi anche di altre lingue in cui si parli di Cesena. E guardate che veramente Cesena è invidiata per essere una città studiata dal grande Leonardo. E veramente Cesena ha una rocca, o ha un insieme di rocche o comunque di fortificazioni che sono veramente da invidiare. Io l'estate scorsa sono stato in Slovenia con la famiglia e ho visto due castelli che richiamano in Slovenia un'infinità di turisti. Una è la rocca di Lubiana, completamente ricostruita negli anni Ottanta, simile come impostazione alla nostra rocca malatestiana, ma dove si sono addirittura inventati la storia di San Giorgio e il Drago, dicendo che il San Giorgio e il Drago si sono incontrati a Lubiana. Io sapevo che si fossero incontrati in Libia, però insomma la storia viene ricostruita in modo tale che le cose vengano dette, e la verità assoluta appartiene, no, ad alte sfere. L'importante è che le cose siano verosimili, almeno si dice così. E un altro è un altro castello, il castello di Prediana, che è un castello bello ma molto modesto rispetto ad altre fortificazioni, famoso perché lì ci stava un brigante, un cavaliere, Erasmo, che fu ammazzato mentre era, non in ritirata si può dire, cioè era andato, insomma, si era appartato e quindi è passato alla storia. Ma vi rendete conto che nella vicina piccola e ricchissima oggi Slovenia riescono a venderci due castelli che veramente non hanno la storia, non hanno la bellezza della nostra rocca malatestiana, non hanno la carica emotiva? E allora queste sono cose che vanno sfruttate. Noi non possiamo pensare che con due ombrelloni estivi, che poi diventano anche invernali, quella rocca possa vivere e possa realmente attrarre turismo, perché Cesena è una città veramente meravigliosa. Ma pensate alla centralità, a parte la storia dell'America. E poi noi, si diceva prima, cosa stiamo copiando? Gli americani? Stiamo copiando i tedeschi? Stiamo copiando gli svedesi nella realizzazione delle biblioteche? Ma questo perché noi abbiamo una malattia terribile, la sindrome di Nando Mericoni. Avete presente Nando Mericoni? Un americano a Roma che andava, Umberto Soldi, che andava in giro con il motorone e faceva finta di parlare in inglese. Noi abbiamo sempre questa cosa per cui dobbiamo importare delle cose fantastiche. Capisco che gli Stati Uniti abbiano inventato cose meravigliose come la Coca-Cola, ce n'è un'altra, beh, ce ne sono tante altre, ma non è che noi, quando andiamo a ricostruire, a ridefinire la nostra cultura, ci si debba necessariamente ispirare a modelli che nulla hanno a che fare con la nostra identità, perché sennò la globalizzazione vuol dire cancellare completamente qualsiasi traccia della nostra identità, e noi non credo che vogliamo questa. Centralità di Cesena nella storia, mi perdonerete se io vi dico queste cose che sapete, ma non dimenticatevi che ci sono dei momenti in cui Cesena è stata veramente la capitale virtuale della storia mondiale. E qui c'è il professor Turroni, attuale presidente, se non sbaglio, degli Amici di Lurgone, i Dadi di Cesare, ma questa è roba nostra, cesenata. Sapete che Benito Mussolini decise con un decreto di optare, no? Di riscrivere la storia e di decidere quale fosse il vero Rubicone ai tempi. Riappropriamoci un pochino di queste cose. Poi il ritorno dei papi a Roma, io lo dico sempre, e grazie a quell'evento terribile, cioè il sacco dei Bretoni, l'eccidio di Cesena del 1377, decisamente la più grande strage del Medioevo mondiale, non perché lo abbia detto io, ma perché lo hanno detto tantissimi. Anche qui bisogna consultare la letteratura straniera, perché in Italia non c'è tantissimo su questo.
I papi ritornano, Gregorio XI decide di rimanere in Italia, in realtà era tornato l'anno prima e quindi noi ci riappropriamo del papato. È un bene, è un male? Ma probabilmente è una cosa molto importante se poi abbiamo avuto 2, 3, 4 papi a Cesena. E poi si inventa la CNN, la diretta televisiva, perché ricordatevi che Lino Coluccio Salutati, il potentissimo cancelliere fiorentino, quando vede quello che succede a Cesena, nel giro di pochi giorni riesce, inventandosi la lettera circolare, a comunicare a tutti i principi dell'Europa quello che stava succedendo. E queste sono cose importanti che ci dovrebbero probabilmente inorgoglire. La fine della schiavitù in Europa noi la dobbiamo a quel grandissimo pontefice che è stato il Papa Chiaramonti, lo dobbiamo a lui, non dimentichiamo. E poi i protomartiri del Risorgimento, il grande Leonida Montanari. Quanti ragazzi sono morti in ragione dell'esempio di Leonida Montanari? Tra l'altro il 23 novembre è il giorno in cui noi ricordiamo, noi che amiamo, no, l'unità d'Italia, ricordiamo ovviamente il grande sacrificio di quest'uomo. E abbiamo evidentemente dei primati, il primato mondiale. Abbiamo una Cesena romana che non dobbiamo dimenticare. Io vedo qui l'architetto Magni che condivise con me una battaglia più di 20 anni fa per il mosaico in Piazza Fabbri. Lo sapevamo tutti che lì c'era un mosaico. Perché? Perché bastava leggere quello che aveva scritto il buon Trovanelli, ecco l'importanza, insomma, che si diceva prima dell'opera che stai facendo e che state facendo con la tua associazione, no? del recupero dei giornali storici dove troviamo le puntate, no? Troviamo il Trovanelli illustrato, e lì l'aveva detto Trovanelli che cosa c'era. Ma io credo che andando a leggere i documenti, i manoscritti precedenti, Landrini, eccetera, troviamo sicuramente tante cose fantastiche, formidabili di Cesena. Sono felice che il nostro presidente Terranova abbia ricordato il grande esempio del nostro maestro, no? Del nostro grande amico Michele Massarelli, che mi diceva sempre: ricordati che a Cesena ci sono stati i romani e hanno lasciato tracce importanti, e lui poi cercava di individuarle nel territorio, l'importanza della cultura del territorio, e poi c'erano stati i bizantini, e quindi insomma era molto importante l'esarcato. Quindi queste tracce ci sono, basta cercarle, basta grattare, basta scrostare, che vengono fuori queste cose molto belle che sappiamo e che evidentemente meriterebbero e come uno spazio e una valorizzazione. Io non vi voglio far perdere troppo tempo, vi voglio dire che, giusto per dire quanto sia importante la storia della nostra città, io da un po' di tempo insegno in Svizzera e una volta sono stato attratto da questa bella facciata di questa chiesa che si trova a Lugano, la chiesa di San Rocco. San Rocco, insomma, di Montpellier, sapete che è il grande santo della peste, contro la peste, e qui ci sono delle tracce in questa chiesa molto importanti, ci sono degli affreschi della scuola dell'Uini, quindi insomma cose di grande rilievo dedicate ai primi miracoli di San Rocco. Dov'è che San Rocco viene di fatto santificato dalla popolazione? A Cesena. Ecco, questo non lo sappiamo, ma se andiamo a cercare le fonti, anche qui straniere, lo troviamo. Questo è un affresco vero, questo non è anatempo, è un affresco della metà del 400 in cui troviamo delle tracce della presenza di San Rocco a Cesena. Quindi è bello vedere che Cesena alla fine viene ricordata, viene valorizzata, magari all'estero. E Cesena ha rischiato tanto nell'Ottocento. C'era questo signore, ve lo ricordate, Mauro Guidi, eclettico architetto. Io dico spesso che Cesena è la città degli architetti, no? Dove gli architetti hanno sperimentato. Mauro Guidi, che era un grandissimo studioso, però aveva cambiato un po' di casacche nella sua vita,
quando conobbe i francesi disse: qui bisogna buttare giù tutto, bisogna radere al suolo Cesena e bisogna ricostruirla. Fortunatamente questo non è capitato, e devo dire fortunatamente Cesena si è salvata anche abbastanza dal secondo conflitto mondiale. Le bombe sì, sono cadute a Cesena e sono capitati fatti gravissimi, però poi quello che è capitato di più grave probabilmente è capitato a cavallo degli anni 50 e 60. E vedete che l'accesso alla murata, questa è una bella stampa dell'Ottocento, detengo i diritti del bene corporale ma non detengo i diritti della proprietà intellettuale, e quindi la proietto, è l'unica che proietto senza avere l'autorizzazione alla proiezione. Questo era l'accesso alla murata a una città che si è persa, che non esiste più, e poi per un po' di tempo l'accesso alla murata era diventato questo, no? Sapete che poi adesso le cose sono cambiate. E quante cose si sono perse? Se facciamo delle ricerche nei nostri archivi, ricordatevi che tra l'altro è cambiata la legge, no? Il codice dei beni culturali ha dato spazio a quello che noi chiamiamo il popolo dei selfie, no? Da luglio di quest'anno è possibile avere accesso a tutte le biblioteche, alle mediateche, ai musei, agli archivi, ed è possibile fare le fotografie. Ovviamente le fotografie devono essere effettuate per finalità personali, per finalità private. Se noi andiamo alla Malatestiana e andiamo a vedere quello che c'è a livello di ricchezze di archivi, troveremo addirittura questa antica fotografia della seconda metà dell'Ottocento in cui ritroviamo il borgo di Chiesa Nuova, detto anche borgo cesariano, sempre sulla base di quella tesi che a noi piace molto, che ci convince, che secondo cui Giulio Cesare a Cesena ci sia passato e delle tracce le abbia lasciate. Allora noi saremo responsabili nei confronti delle nuove generazioni se non difendiamo il nostro patrimonio, ma anche se non lo valorizziamo, perché ripeto, Cesena può avere una grandissima, grandissima storia se noi andiamo a valorizzare, come ci è stato indicato dagli autorevoli relatori che mi hanno preceduto, ecco, nel modo in cui hanno indicato. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Dialettica retorica, ma ne esci perdente, perché quella della merita non è superabile, e poi avrei altre 3-4 cartucce da sparare.